Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Covaltri Bayer S.p.A. Ultimo aggiornamento. 11 agosto 2022. Cos'è Covaltri? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Covaltri durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Covaltri? Covaltri è un farmaco a base del principio attivo OctoCog alfa, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer S.p.A. Covaltri può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Covaltri 1000 UI 1 FLAC. POLV. Più via l'adapter più 1 SIR. PRERIEM. 2, 5, 3 ml, più 1 SETINF. Covaltri 2000 UI 1 FLAC. POLV. Più via l'adapter più 1 SIR. PRERIEM. 5, 5 ml, più 1 SETINF. Covaltri 3000 UI 1 FLAC. POLV. Più via l'adapter più 1 SIR. PRERIEM. 5, 5 ml, più 1 SETINF. Covaltri 500 UI 1 FLAC. POLV. Più via l'adapter più 1 SIR. PRERIEM. 2, 5, 3 ml, più 1 SETINF. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bayer AG, concessionario Bayer S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: OctoCog alfa. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia A, carenza congenita di fattore VI. Covaltri può essere utilizzato in tutte le fasce d'età. Posologia: il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento: durante il trattamento si consiglia di determinare in maniera appropriata i livelli di fattore VI in modo da poter stabilire la dose che deve essere somministrata e la frequenza delle somministrazioni in caso di infusioni ripetute. La risposta al fattore VI dei singoli individui può infatti essere diversa, dimostrando emivite e recuperi differenti tra loro. Il calcolo della dose basata sul peso corporeo può richiedere degli aggiustamenti nei pazienti sottopeso o in sovrappeso. In particolare, in caso di interventi di chirurgia maggiore, è necessario eseguire il monitoraggio preciso della terapia sostitutiva mediante l'analisi della coagulazione, attività del fattore VI plasmatico. Posologia: la dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla localizzazione e dall'entità dell'emorragia nonché dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrate viene espresso in unità internazionali, UI, che sono riferite allo standard attuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, per i prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma si esprime o come percentuale, riferita al plasma umano normale, o in unità internazionali, riferita ad uno standard internazionale per il fattore VI nel plasma. Una unità internazionale, UI, di attività di fattore VI è equivalente alla quantità di fattore VI presente in un ml di plasma umano normale. Trattamento al bisogno: il calcolo della dose necessaria di fattore VI si basa sull'osservazione empirica che prima unità internazionale, UI, di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo innalza l'attività plasmatica del fattore VI dall'1,5% al 2,5% dell'attività normale. La dose necessaria è determinata utilizzando la seguente formula. Unità necessarie uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento desiderato di fattore VI, per 100 UI barra DL, x il reciproco del recupero osservato, cioè 0,5 per un recupero del 2,0%. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono sempre essere regolate in base all'efficacia clinica necessaria nel singolo caso. Nel caso di eventi emorragici sottoelencati, l'attività del fattore VI non dovrebbe scendere al di sotto del livello indicato, in percento della norma, nel periodo corrispondente. La tabella seguente può essere utilizzata come guida al dosaggio per gli episodi emorragici e gli interventi chirurgici. Tabella 1.
guida al dosaggio per gli episodi emorragici e gli interventi chirurgici, grado dell'emorragia barra tipo di procedura chirurgica, livello di fattore VI necessario, per 100 UI barra DL, frequenza delle dosi, ore, barra durata della terapia, giorni, emorragia emartrosi o emorragie muscolari iniziali o emorragie della cavità orale, 20-40 ripetere ogni 12-24 ore, per almeno uno giorno, fino a quando si è risolto l'episodio emorragico sulla base della valutazione del dolore o si è raggiunta la guarigione della ferita emartrosi o emorragie muscolari più estesi, o ematomi, 30-60 ripetere l'infusione ogni 12-24 ore, per 3-4 giorni o più, fino a scomparsa del dolore e del deficit funzionale acuto, emorragie pericolose per la vita, 60-100 ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, fino alla risoluzione dell'evento, intervento chirurgico minore inclusa l'estrazione dentaria, 30-60 ogni 24 ore, per almeno uno giorno, fino al raggiungimento della guarigione, intervento chirurgico maggiore, 80-100, pre e post operatorio, ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino a quando non si ha un'adeguata cicatrizzazione della ferita. Continuare poi la terapia per almeno altri 7 giorni al fine di mantenere un'attività del fattore VI del 30-60% UI barra DL, profilassi per la profilassi a lungo termine dei sanguinamenti in pazienti affetti da emofilia severa, le dosi abituali per pazienti adolescenti, età è 12 anni, e adulti sono da 20 a 40 UI di cobalti per chilogrammi di peso corporeo da 2 a 3 volte alla settimana. In alcuni casi, specialmente nei pazienti più giovani, possono essere necessari intervalli tra le dosi più brevi o dosi più elevate. Popolazione pediatrica. Uno studio di sicurezza ed efficacia è stato condotto in bambini di età da 0-12 anni, vedere paragrafo 5.1. Le dosi raccomandate per la profilassi sono di 20-50 UI barra chilogrammi 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana o a giorni alterni in base alle necessità individuali. Per i pazienti pediatrici di età superiore a 12 anni, valgono le stesse raccomandazioni sulla dose previste per gli adulti. Modo di somministrazione: uso endovenoso. Cobalt va infuso per via endovenosa nell'arco di 2-5 minuti, in base al volume totale. La velocità di somministrazione deve essere determinata in base al grado di benessere del paziente, velocità massima di infusione, 2 ml barra min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6-6 e il foglio illustrativo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6-1. Ipersensibilità nota alle proteine di topo o di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità: sono possibili reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono state segnalate interazioni tra i prodotti a base di fattore VI della coagulazione umano, RDNA, e altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cobaltri durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Cobaltri durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non sono stati effettuati studi sulla riproduzione animale con il fattore VI. A causa della scarsa incidenza dell'emofilia nelle donne, non sono disponibili informazioni sull'uso del fattore VI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: se il paziente dovesse avvertire capogiro o altri sintomi che influenzano la capacità di concentrazione e reazione, si raccomanda di non guidare o utilizzare macchinari fino a quando tali sintomi non si risolvono. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza, reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono comprendere angioedema, bruciore e dolore pungente nella sede di infusione, brividi, vampate, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria, ipotensione, letargia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati sintomi di sovradosaggio con il fattore VI della coagulazione umano ricombinante. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore VI della coagulazione del sangue, codice ATC.
B02DD02 meccanismo d'azione. Il complesso fattore VI barra fattore di von Willebrand, FDW, è costituito da due molecole, fattore VI e, proprietà farmacocinetica. Il profilo farmacocinetico, PK, di Kovaltri è stato valutato in pazienti precedentemente trattati con emofilia severa dopo somministrazione di 50 UI barra kg in 21 soggetti a 18 anni, 5 soggetti, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacology, genotossicità in vitro e tossicità a dosi ripetute a breve termine. Non sono, elenco degli eccipienti polvere saccarosio istidina glicina, e 640, sodio cloruro calcio cloruro di idrato, e 509, polisorbato 80, e 433, acido acetico glaciale, per correzione di pH, e 260, solvente acqua per preparazioni. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.